Avete sentito la novità? Oggi arriverà qua in città l'attore di film a luci rosse, Rocco da Rifredi. Rocco da Rifredi? No, non ci credo. Una vera icona del sesso. Perché voi guardate film a luci rosse? Ma non capisci? Cioè, Rocco da Rifredi è una vera e propria icona del maschio italiano. È andato oltre il concetto di pornostar, con le sue linee di profumi, con le copertine sulle riviste di moda, con le sfilate per i migliori stilisti. Ma per piacere, l'unica cosa di buono che fa quello nella vita è farsi pagare per cose per le quali la gente di solito paga. Oh ragazzi, non crederete a quello che hanno visto i miei occhi questa mattina. Ero al bar a fare colazione ed è entrato lui. Tutti si sono fermati, la barista è svenuta. I vigili che stavano facendo la multa nel parcheggio non solo si sono fermati, ma hanno restituito i soldi a quelli che avevano multato. E che c'era Batistuta? No, Cristian, c'era lui, l'unico inimitabile, il mio modello di vita, Rocco da Rifredi. Davvero? L'hai toccato? Non ce la faceva a muovermi dall'emozione. Ma vi rendete conto che l'unica cosa che fa quello lì è portarsi a letto delle donne? No, Cristian. Quello non è un pornostar, quella è la vera icona del maschio italiano. È andato oltre questo concetto, con la sua linea di profumi. Sì, la linea d'abbigliamento, le sfilate per migliori stilisti Ma per piacere. Fermi tutti, mi è arrivato un messaggio. Andato a fuoco il set del film L'Orgia Assassina, con protagonista Rocco da Rifredi. La produzione sta cercando una nuova location per terminare le riprese. E che sfortuna, tutto quel lavoro è andato in fumo. Aspettate un attimo, questa non è una sfortuna, ma una fortuna. Stanno cercando una nuova location? Perché non ci candidiamo noi? No, qui non mette piede nessun attore a luci rosse. Anzi, oggi deve venire un giornalista della guida Crazy Planet, la guida più autorevole in fatto di bed and breakfast. Tra l'altro, è una vita li ho chiamati e non sono mai venuti. Per cui quando arrivano deve essere tutto in ordine, altro che film a luci rosse. Peccato. Avresti potuto imparare qualcosa da Rocco da Rifredi. Certo, a tenere le donne una notte e mandarle a quel paese invece da pioppammele tutta la vita come ho fatto con te. Avanti, andate a lavorare, che per quando arrivi giornalista a questo posto deve essere perfetto. Buongiorno. Buongiorno. Lei è della Crazy Planet, scommetto. No, sono Calvetti, Mario Calvetti, della produzione 69. Questi sono i miei due collaboratori, il signor Andrei. Buongiorno. Buongiorno. E il signor Caporale. Buongiorno. Buongiorno. Abbiamo ricevuto una telefonata anonima che ci segnalava questo bed and breakfast come possibile set del nostro ultimo film, L'Orgia Assassina. Sa, l'altro ci è andato in fumo. Lei è il titolare? Sì, sono il titolare, però io non so chi abbia fatto questa telefonata anonima, ma noi non vi possiamo ospitare qua, Oggi abbiamo altri programmi. Scusi se mi intrometto, ma noi non abbiamo bisogno di tutta la struttura. Sa, la maggior parte delle scene sono state girate in esterna. Ci basterebbe solo uno spazio dove avere un po' di ispirazione per girare l'ultima scena. E poi non daremo noia a nessuno. E poi noi paghiamo bene. Interessante. E vi andrebbe bene, che so, la palestra? Benissimo. Anzi, più attrezzi ci sono e più posizioni facciamo. Bene, allora venite che vi mostro la palestra. Venite. Allora mi raccomando, quando arriva il giornalista della Crazy Planet ci dobbiamo assicurare che non entri in palestra. Ma come? Ma io oggi avevo la mia lezione di super aerobica. E oggi non la fa? Tanto c'è già chi fa la super aerobica oggi in palestra. Ma no, volevo dire che io la volevo fare lo stesso, ma con Rocco da Rifredi. Posso farla anch'io la lezione? Adriana lavora? Va bene. Oi Cristian, che me la posso fare anch'io la foto con lui accanto alla siepe? Ma quale foto? Quando arriva lo dobbiamo portare subito in palestra e lì deve rimanere. Non voglio che sulla Crazy Planet scrivano che qui facciamo le orge. Sono così eccitata, se penso che questo è successo grazie alla mia telefonata anonima.
c'è pure la famosa pornostar Luana Tiramisù! Piacere, Cristiano! Piacere, Luana! Questa è la valigetta per i disturbi. Ma si figuri. E comunque adesso tutti in palestra. E mi raccomando, i patti sono chiari. Non si esce dalla palestra. Lo dico a tutti, eh? Allora vado anch'io. Così mostro al signor Rocco da Rifredi tutti gli attrezzi. Sì, vado anch'io. Così anch'io gli mostro gli attrezzi. E chissà che anche lui non ci mostri il suo. Adriana lavora? Va bene. Yeah, 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 yeah! E poi noi non possiamo andare, dobbiamo aspettare il giornalista, eh? Lasciamo fare ai signori il loro lavoro, che prima finiscano e meglio è. Chi ci accompagna in palestra? Vi accompagno io, venite signori che accompagno pure voi. No, no, grazie, se non vi spiace, gradirei prendere un tè prima. Ve lo faccio io. Vabbè, allora vi accompagno io, vi. Yeah, 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 let's go. Signori, vi ho preparato un tè bello forte, così sarete ancora più eccitata. Ma che fortuna. Poter andare con Rocco da Rifredi è il mio sogno. Io ci andrei anche senza te. Davvero? Invece il mio sogno sarebbe essere lui. Che ne dite, signori? Ma che sogno! È un incubo! Non è mai sazio, vuoi ripetere le scene 30 volte e dice continuamente yeah, 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 anche fuori dal set. Poi una palla, non gli va mai bene niente. In macchina vuol stare sempre seduto dietro da solo, anche quando siamo in quattro. E cosa state? In tre davanti? Beh, tanto io sono abituata ad avere due uomini davanti. Lo so, signori, anch'io ho visto qualche vostro film. Non ne posso più, le tento tutte per evitare di girare questa scena. Addirittura ho fatto bruciare il set. Niente, nel giro di mezza giornata ne hanno trovato un altro. E dire che erano ormai convinti che non avrebbero girato più. E invece, è arrivata questa telefonata anonima ed eccomi qua. Mi piacerebbe sapere chi l'ha fatta questa telefonata anonima. Ma chi lo sa? Signori, ma non potete trovare una sostituta? Difatti di solito lo faccio, solo che oggi è praticamente impossibile. Siamo lontani dalla produzione e non farebbero in tempo a mandare un'altra attrice. Ce ne vorrebbe una qui, disponibile al momento. Ma tipo, per esempio, se andassi io, per lui farebbe differenza? Ma si figuri, lui andrebbe anche con quella lì. Ma oh! E alla produzione andrebbe bene. Ovvio, se fa loro uno sconto sul cachet. Cachet? Ma io ci vado gratis. Dai, Adriana, è arrivato il tuo momento. Ma siete ancora qua? Ma vi rendete conto che sta per arrivare il giornalista della Crazy Planet? Dobbiamo andare a preparare l'ingresso. E lei, signorina, vada in palestra che l'aspettano. No, mio caro, c'è stato un piccolo cambiamento di programma. La nostra Adriana sostituirà la signorina Tiramisù, per cui oggi non ci può aiutare. Cosa? Ma insomma, il giornalista sta per arrivare, forza, allora vai veloce, Adriana, vai te, ma vai veloce, per piacere, dai. E chiudi bene la porta della palestra! Ma voi, ma cosa fate ancora qui? Ma stiamo per essere inseriti nella guida Crazy Planet, vi rendete conto? Andate a mettere tutto a posto, forza! Ed io potrei andare a fare una sauna, ho visto che ne avete una, tanto non ho niente da fare. Ecco, vada, vada. Mannaggia sti qua. Anzi no, non vada! Ecco, ecco. Ora non solo ho una troupe pornografica in palestra, ho anche una pornostar nella sauna. Siamo a posto. Buonasera. Buonasera. Lei è il signor Cristiano, immagino. Sì, ci ha trovati bene? Ma veramente mi sono perso tre volte. I cartelli che avete messo sono tutti girati dal lato opposto. Mi dispiace, sarà stato il vento. Comunque adesso le faccio vedere la struttura, vedrà che sciccheria. Mi segua. Beh, la seguo. Guardi, mi dispiace, ma non posso proprio inserirla nella nostra guida turistica. I cartelli stradali sono tutti sbagliati. Le camere sono pulite con sufficienza. Nella piscina c'era persino una lucertola morta, la macchina del ghiaccio era rotta e poi non mi ha fatto vedere nemmeno la palestra e la sauna. Mi immagino che cosa ci deve essere lì dentro. No, 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 lì è bene non andare, eh. Comunque lei ha ragione, ma è che i ragazzi oggi sono stati impegnati con altre cose. No, 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 guardi, mi dispiace. Mi richiami fra un anno e vediamo come siete messi.
Ah, ecco lei, volevo dirle, una sauna davvero rilassante. Devo venire a trovarvi più spesso. Ma lei è... Ecco, ora neanche fra un anno passa. Ma lei è Luana Tiramisù, ma che onore! Me lo farebbe un autografo? Certo, ha una penna? Certamente. Me lo può fare qui sulla cravatta, per favore, che lo porto sempre con me? Grazie. Ma lei ospita la mia star preferita e non mi dice niente? Oramai è consuetudine, insomma. Ma vuol dire che Luana Tiramisù è una vostra cliente abituale? Ovviamente, oramai siamo amici. Ma allora cambia tutto. Ciò che piace a Luana Tiramisù non può che piacere anche a me. Ovviamente. Allora venga qua, mi firmi questo contratto. E dalla prossima stagione non solo sarete sulla guida Crazy Planet, ma in prima pagina. Aspetti, le do un'altra penna. Questa l'ha toccata Luana Tiramisù. Non si può usare più. Yeah, 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 yeah! Let's go! Allora grazie ancora. La palestra che ci avete dato faceva proprio al caso nostro. Con tutti quegli attrezzi. Però me lo lasci dire, quella cameriera che ci avete mandato non era buona a niente. No. Se non fosse arrivata l'insegnante d'aerobica per finire la scena, a quest'ora sarà ancora lì? Te capì? Thank you.